Ciao a tutti ragazzi, sono Shadow e bentornati nella serie dedicata a Crash Nitro Fueled. Allora, siamo all'ultimo episodio per quanto riguarda la nostra modalità avventura. Abbiamo sbloccato con le gemme questa pista turbo che ci dà una reliquia, se riusciamo a portarla a termine, ovviamente. Pista turbo. La nostra ultima sfida reliquia di questa serie, ragazzi. È stata una serie piuttosto lunga, devo dire la verità. Perché volevo rispettare questo gioco che è stato uno di quelli a cui ho giocato di più nell'infanzia, nella mia infanzia, e quindi volevo rifinirlo al 100%. Ma già intanto qui stiamo facendo schifo, è che mi sta scendendo quasi una lacrima perché sto arrivando alla fine. Quindi poi vabbè, c'è l'online ovviamente, però mamma mia, cosa sto facendo, quasi a casissimo. Sarebbe stato bello finire in bellezza con una bella platino, ma già visto che sarà quasi impossibile. In realtà in questa pista qui di solito non vado così male. Sarà forse l'emozione dell'ultima volta. Turbo e manchiamo sempre. Prendo tutto adesso che tanto dopo sennò è più un casino l'ultimo giro. Allora, proviamo ad andare di qua. Tacci sua, manca una, dopo devo ripassare di là, mi devo ricordare. Dai. Ah, no, di là non ci sono passato. Vabbè. Peccato. Vabbè. E abbiamo saltato mezze cose. Dai. Platino. Ragazzi. Cosa devo dire? Se non che è stata una piacevole sorpresa. Vabbè, intanto qui completiamo le sfide del Gran Premio. Mamma mia. Che chiusura in bellezza. Ah, mi sento soddisfatto. Eccola qua. Yes, ottimo. Quindi abbiamo sbloccato tutte le reliquie. Vediamo. Sbloccato e preso tutte le reliquie. Rieccoti con tutte le reliquie del tempo. Ben fatto. È arrivato il momento di darti una bella lezione di guida. Stavolta faccio sul serio. Zaffiro. Ok. Beh, direi che ragazzi siamo pronti per lo scontro decisivo e lo scontro finale. Non abbiamo più niente da prendere, scusate. Assolutamente no. E però ragazzi, giocare contro Nitrous Oxide e tenere Nitrous Oxide come personaggio mio sembra un po' bruttino, eh. Io quasi quasi prenderei Tauna, perché ci dà anche qualcosina in più. Prima mi sono dimenticato, altrimenti... Ok ragazzi, allora mi sono messo full Grand Prix,
sono tutti i pezzi che ho sbloccato finora nel Grand Prix, perché ci dà qualche bonus in più per i Nitro Points. Sfida finale contro Nitrous Oxide. Ho preso Tauna, ragazzi, perché ho visto che mi sbloccano, anche facendo un'avventura si completano delle missioni del Grand Prix, e quindi vestiti così ci dà più Nitro Points. Sono i primi oggetti che ho sbloccato, ovvero il kart, le ruote, il personaggio, il colore e l'adesivo, no, la decalcomania. Quindi faremo il pieno di Nitro se completeremo qualcosa. Comunque intanto qui non lo so se riuscirò a completare, perché primo giro mi sa che stavolta mai dire mai. È assatanato questa volta. Vabbè, è la sfida decisiva, quindi ci sta. Boh, proviamo a recuperarlo. Ormai la finisco giusto per... finisco in bellezza. Beh, Tauna, però, la prima partita che faccio con te non mi ha portato tanto bene, eh? È difficile schivare quei cosi. Dopo si è costretti ad andare piano e non lo riprenderemo mai. Ma mai nella vita. È un demonio, eh? Non è neanche così avanti, il problema è che continuo a beccarmi pozioni, continuano a non venirmi armi decenti. Vabbè, hanno parecchio... oh, parecchio... come si dice? Potenziato, pompato, in questa ultima sfida. Riproviamo. Perché? Oh, ma cioè, nella mia vita non ho quasi mai sbagliato le partenze, la devo sbagliare adesso, che già non riesco. Tra un po' ci sgancio qualcos'altro, eccolo. Dai, mi serve qualcosa per rallentarlo, no? I missili, però. Le bombe, i missili volevo. Giuda. Adesso già prende il via lui, sta a vedere. Mamma mia. Sentivo. Uno ti vuoi beccare o no, almeno? No. Però mi ha recuperato qualcosa. Dai, su. Oxide. Serve qualcosa. Beccati questa. E anche questa, possibilmente. Dai. Adesso ho campo libero, ragazzi. L'ho beccato. Ah. Devo mancare così il turbo. Dobbiamo distanziarlo perché si rifà sotto il buon vecchio Oxide. Ah, peccato. Anche qui lo becco sicuro. Infatti. Bisogna scegliere bene i luoghi in cui piazzarle. Tipo qui. Qualcosa l'ha beccato. Pozioncina. Oh, vabbè.
stando davanti a una pacchia, perché non c'è più tutta quella immondizia di armi, di cose che lasciava. Ora si ragiona. Ora posso esprimere il mio stile di guida impeccabile. Mi sa. Via, turbo, sganciamo una bella nitro. Sai che si è impuntato ancora lui, eh? Cerchiamo di non fare stupidaggini. Ci siamo. E voilà, ragazzi. Finito. 100%. Poi ci sarebbe la percentuale maggiorata con le reliquie d'oro, ma vedrò. Fauna Anguria. Anguria, ho letto bene? Sì. Vediamoci l'ultima cutscene. Ora mi sento una persona completa. Non potevo non finire l'avventura, ragazzi. Ok, ecco i titoli di coda. Crash ha venduto la sua autobiografia a un importante studio cinematografico. Il film intitolato Il colore arancione. Fate il tempo di leggere. Crash si trova su qualche piazza australiana, va bene. Ah, ballare e sonnecchiare. Meritato riposo. Anche se ti ho usato poche volte, di novità. Il dottor Neocortex è tornato a occuparsi di ricerca e ha scoperto un nuovo elemento della tavola periodica. Ah. Le numerose cause intentate contro di lui non sono riuscite a fargli cambiare il nome audacemente scelto per l'elemento 19. Cortex domina il mondo. Incoraggiato dall'ammirazione dei fan per la prestanza fisica, Tiny Tiger ha lanciato una serie di video di fitness online. Successivamente Tiny si è trasferito a Beverly Hills e ha aperto una famosa catena di palestre. I suoi supplementi proteici a base di citrona. Coco ha avviato un servizio di videogiochi in streaming. Ah, è bravo Coco. Nonostante l'azienda sia ancora in rosso, i prezzi delle azioni sono schizzati alle stelle. NG ha aperto un negozio di pezzi di ricambio per automobili personalizzate a Toledo, in Ohio. Il negozio ha chiuso, il suo stile e la sua tendenza alla distruzione si sono valsi un incarico come commentatore sportivo per il famoso network. Digondale ha iniziato una nuova carriera come vigile del fuoco, rimpiazzando il lanciafiamme con una manichetta d'acqua. Da allora ha ricevuto continui elogi per la sua dedizione al lavoro. Recentemente è apparso sulla copertina dell'annuale calendario. Ragazzi, è troppo veloce. Pollard è diventato un inventore di aromi per una nota azienda produttrice di gelati. A lui si devono audaci nuovi gusti come il variegato al salmone, l'affogato al calamaro rischioso, lo sgombro menta. Pura è andata a far parte dello spettacolo di tigri di Ziegfeld. La sua carriera di star si è conclusa quando Pura un giorno ha chiuso la bocca un po' troppo. Il mese prossimo debutterà in un nuovo spettacolo da sola. Vabbè, voi ve li leggerete, potete mettere in pausa il video. Abbandonato il mondo delle gare, Prince Press si è trasferito a New Jersey.
Dopo aver vinto ogni mese il titolo di miglior venditore, si è sfortunatamente visto revocare la licenza a causa dei suoi metodi di vendita poco ortodossi. Dopo poco è entrato a far parte dell'associazione Wrestling Selvaggio con il nome di Mr. Pancia Pazza. La sua mossa vincente è rimbalzo di Pancia Pazza, ha avuto un tale successo da diventare un fenomeno dance. Il rumore della panciata riecheggiava, eccetera, eccetera. Il Perù ha iniziato una nuova carriera nell'industria di parchi e divertimento, diventando ingegnere di otto volanti. È finito sulla lista nera quando si è scoperto che ogni attrazione che creava era solo un altro modo per testare la propria soglia. Come ha già aperto un outlet di anelli nuziali e gemme rare a Zurigo con lo pseudonimo di Joe. Poco tempo dopo, il fratello Mo ha annunciato l'apertura di una sala d'aste specializzata in gioielli. Entropy si è rimesso al lavoro sulla macchina del tempo. L'ultima volta che è stato visto era a bordo di una palla del tempo. Si dice che li abbia incontrato uno strano individuo con una giacca rossa e delle scarpe da urlo. Dopo questa esperienza ha deciso che doveva tornare a casa. Nitrous Oxide è tornato su Gas Moxia distrutto. Dopo anni di terapia è uscito dall'isolamento per riprendere a gareggiare. Sfortunatamente pilotare un monociclo non si è rivelato una buona idea e uno sfortunato incidente ha messo fine alle sue ambizioni. Va bene. Scusate, ma la velocità è decisamente troppo elevata. Vicarious Visual. Ok, questo direi che lo possiamo saltare. Non ho voluto lasciare quelli giusto perché, dai, era l'ultimo episodio e ci stava. Sblocchiamo la navicella, che io avevo già chiaramente per la versione Nitrous Oxide Edition. È sbloccato un nuovo schema di colori verde navicella. Decalcomania. E qui, ragazzi, direi che finisce così la nostra avventura. Qua c'è il bel faccione di Oxide, un ologramma. Che dire, è stata veramente un'esperienza bella, perché so molti di voi magari sono più giovani di me, anzi quasi tutti, però dopo averlo giocato su PlayStation 1, rigiocarlo qui su Nintendo, comunque rigiocare una versione remastered, intanto da qui è partito tutto, è sempre è stato un tuffo nel passato, un bellissimo e piacevolissimo tuffo nel passato. Perfetto ragazzi, io ora direi che possiamo chiudere qua la nostra serie su Crash Nitro Fueled. Vedrò se portarvi più avanti magari qualche episodio legato al multiplayer, vedremo. Tanto voglio vedere una scritta 100%. Eccola qua, finalmente. Sovrascriviamo, ma tanto l'ha già salvato da solo. Prima di tutto un grazie di cuore veramente sia per aver visto fino in fondo questo episodio e sia per aver visto tutta la serie, che è stata lunga. È stata veramente una bella cavalcata verso il 100%. Grazie a tutti gli iscritti, a chi ha lasciato like, a chi ha condiviso i miei video, a chi ha commentato, insomma, grazie a tutti voi. Questa è la conclusione della primissima serie del mio canale, quindi sono felice, elettrizzato. Volevo solamente dare delle mie considerazioni finali sul gioco. Ritengo che sia un gioco assolutamente validissimo e che potrete veramente godervi durante il periodo estivo. Hanno già dimostrato un supporto enorme a questo gioco i creatori, perché hanno già rilasciato e rilasceranno contenuti totalmente gratuiti. Poi non so se in un futuro aggiungeranno anche qualcosa a pagamento, chi lo sa, vedremo. Quindi mi sento di straconsigliarvelo, anche perché come tutti i giochi in cui è presente la funzione online, quindi il multiplayer, è potenzialmente infinito. Potete giocarlo anche senza, se non vi interessa, la modalità avventura, ma giocare semplicemente online con amici o con persone nuove. E per il prezzo a cui è venduto,
che già si trova sui 35 euro, la versione base, secondo me è un must have di quest'anno, quindi fatecelo un pensierino, vale la pena acquistarlo anche se avete già un Mario Kart? Secondo me sì, perché sono due giochi diversi, potete tranquillamente alternarvi e divertirvi allo stesso modo in entrambi, non c'è secondo me un vincitore. Magari può essere che Crash abbia una componente single player migliore, in quanto su Mario è una delle cose in cui che mi è mancata di più, perché non aveva un single player sostanzialmente, se non i trofei, i tornei, diciamo. E quindi ho apprezzato molto la modalità storia di questo CTR. Però per il resto, ragazzi, giochi estremamente simili ma anche diversi e allo stesso modo divertenti, quindi comprateli entrambi se potete. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanellina, tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto e noi come sempre ci rivediamo al prossimo video. Ciao!